Beh, comunque devo essere sincero, questi incubi d'altronde mi hanno aiutato pure un po' a livello psicologico, no? Perché quando ero un po' triste, al posto di piangere o di sbraitare, imitavo i rumori, ma più che altro imitavo le colonne sonore. Quando, ecco, e lo univo a qualsiasi cosa che mi succedeva. Ad esempio, mi lasciava la ragazza, io imitavo i film polizieschi. Facevo proprio la colonna sonora. Vicino di casa, ma che cazzo di canale si sta vedendo? Già di canale di televisore. Oppure imitavo i film western. Vi ricordate i film di una volta dove c'era la musica? Vento del Grand Canyon. La portoia. L'elefante volava. Lì sul Grand Canyon c'era anche il coyote. C'era anche il coyote un po' strano. E poi il cowboy. Poi chiamava il cavallo. Il cavallo lo chiamava con un fischietto. Bastava fischiettare che arrivava questo cavallo come se fosse telecomandato da questo fischietto. Si sente? Sta arrivando? Non arriva. Sta arrivando. Faccio vedere San Patele. La carezza del corpo al cavallo. Stai fermo. Sale sul cavallo. Parti! Arriva nella città Nevada City. Entra nel saloon. Una birra. Le birre si tirano, bisogna prendere al volo. Una birra. Scusi, come la tira più piano, che mi è scivolata. Il bancone è bagnato e un'altra birra. Ma c'è, ci vuole il semaforo per questa cazzo di birra. Un'altra, scusa, più piano. Vuole ancora birra? No, grazie, mi sto ubriacando, non me ne trovo più. Sono piantato un po' con me. Ah, comunque. Poi faceva anche film di fantascienza, chi è che non conosce Guerre Stellari? 20 anni fa Guerre Stellari, con la famosa spada laser. Pensate che il primo rumore della spada laser è stato fatto da un rumorista del cinema americano, eh? Spada laser, con tutto il film di fantascienza.
E quel arriva le batti, bastardi. Ora ti uccido! Sono tuo padre. E come lo prendi? Vabbè, va.